Una puntata nella quale tenteremo in un certo senso di raccogliere le fila di tutte le puntate precedenti. Come abbiamo già fatto nel passato, anche questa volta, prima di entrare nel merito dell'indagine, abbiamo raccolto dal vivo alcune opinioni sul tema in discussione. Opinioni, ben inteso, che rappresentano soltanto una piccola parte della problematica del mondo giovanile. Ci soffermeremo oggi sulle domande del questionario che tendevano ad accertare l'atteggiamento dei giovani verso l'organizzazione statale nel suo complesso, verso i rapporti di potere, le aspettative nei riguardi delle istituzioni pubbliche. Cominciamo con la risposta di carattere generale, vale a dire il giudizio complessivo che i giovani danno sulla società italiana ad oggi. Ha dato un giudizio positivo senza riserve. E ha affermato che a suo avviso la società italiana è prevalentemente giusta soltanto l'8% degli interrogati. Il 35% si è detto convinto che si tratta di una società giusta ma con qualche aspetto ingiusto. Una percentuale di poco inferiore, il 34%, ha optato invece per il giudizio parzialmente negativo, cioè piuttosto ingiusta, mentre il 14% ha definito la nostra società decisamente ingiusta. La percentuale degli incerti, dei non so, è del 9%. Riassumendo e semplificando, possiamo dunque dire che la maggioranza relativa dei giovani interrogati, il 48%, dà della società italiana un giudizio parzialmente o nettamente negativo, mentre il 43% si orienta sul giudizio parzialmente o nettamente positivo. I giovani che considerano la società italiana sostanzialmente giusta sottolineano la libertà, la democrazia, lo sviluppo industriale. Quelli che invece hanno definito la nostra società piuttosto o decisamente ingiusta richiamano l'attenzione sulla cattiva prova dei governi e dei partiti, sulla disoccupazione e sulla modestia dei salari, e più in generale sulle ingiustizie sociali. Al tema delle ingiustizie sociali, nel proposito di mettere meglio a fuoco l'atteggiamento dei giovani in materia, il questionario dedica un gruppo di successive domande. Lei ritiene che nella società italiana le differenze sociali negli ultimi 20 anni siano aumentate, siano rimaste uguali o siano diminuite? A questa domanda il 48% ha risposto di ritenere che sono diminuite. Il 20% che sono aumentate, il 21% che sono rimaste uguali. L'11% infine appartiene alla consueta categoria dei non so. Circa la metà dei giovani quindi ammette che vi è stato un miglioramento nell'ultimo quarto di secolo. Tuttavia, la percentuale di quanti sono convinti che le differenze sociali rimangono tuttora molto o abbastanza forti sfiora il 70%. Il 22% le definisce invece scarse o inesistenti, il 10% non sa. È interessante o quantomeno curioso il giudizio comparativo con gli altri paesi. Secondo gli interrogati, il massimo di differenze sociali si registra in Spagna e negli Stati Uniti, rispettivamente il 60,8% e il 60,7%. Seguono nell'ordine la Gran Bretagna con il 38,1%, l'Unione Sovietica col 36,7%, la Cina col 22,4% e infine la Svezia con l'11,9%. Non sta a noi valutare l'esattezza di questi giudizi, ci sia concesso tuttavia osservare che mettere sullo stesso piano la Spagna e gli Stati Uniti denota un atteggiamento, come dire, sconcertante, quantomeno. È opportuno tuttavia tener presente che la percentuale di coloro che non rispondono, che non si pronuncia, evidentemente perché ritiene di non avere in mano sufficienti elementi di giudizio, è molto alta, tocca all'incirca un quarto dell'intero campione del questionario. Torniamo al nostro paese. Il 53% degli interrogati pensa che si potrebbe giungere ad una diminuzione delle differenze sociali con una incisiva politica di riforme. Il 24% confida invece nella spontanea evoluzione del sistema, il
Il 19 crede soltanto nella violenza. Contro la violenza come strumento di soluzione dei conflitti sociali si pronuncia il 69% degli interrogati. Il 66% ritiene giusto che la polizia sia presente in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o studentesche. Il 55% ritiene poi anche giusto che essa sia presente armata. Il 39% degli interrogati vorrebbe invece la polizia presente, sì, ma disarmata. Il 25% è contrario alla presenza della polizia in ogni caso, sia armata che disarmata. C'è una maggioranza piuttosto larga, il 64%, favorevole alle dottrine pacifiste e non violente di Gandhi e di Luther King, e c'è anche un 60% favorevole al riconoscimento della obiezione di coscienza. Passiamo ora agli interrogativi che investono più da vicino i problemi dello Stato e l'organizzazione della nostra società. Il 43% degli interrogati ritiene che il nostro sistema sociale e politico ha bisogno di profonde riforme. Il 27% ritiene invece che ha bisogno soltanto di qualche riforma. L'8% dice che va bene così com'è. Il 13% infine dice che il sistema è radicalmente sbagliato. Le riforme sono in testa alla graduatoria anche dei problemi italiani dei quali, secondo i giovani, occorre dare priorità di soluzione. Si indicano in particolare la riforma della scuola, la costruzione degli ospedali e la riforma sanitaria, la costruzione di alloggi. Le risposte indicano di contro una scarsa sensibilità, diremmo, per i problemi della riforma tributaria, della riforma della burocrazia, del mezzogiorno, tutti problemi ai quali vanno pochi suffragi. Il 52% infine giudica l'amministrazione della giustizia inadeguata. Chi comanda in Italia? Una domanda del questionario propone di considerare la società italiana divisa grosso modo in tre classi: alta borghesia, classi medie, proletariato. Quali di questi ceti o classi, è stato chiesto, ritiene che oggi abbia più potere? Il 60% degli interpellati indica l'alta borghesia come detentrice del maggior potere. Il 21% indica le classi medie, il 10% i ceti popolari, il 9% non sa. La maggior parte degli interrogati, tuttavia, si mostra pessimista sulla possibilità di arrivare nel futuro all'abolizione delle classi sociali. Ad un'esplicita domanda, il 48% ha risposto con un no deciso. Il 28% non ha saputo rispondere. Il 24% ha risposto affermativamente, cioè si è detta fiduciosa sulla possibilità di arrivare alla abolizione delle classi sociali. Per quanto riguarda il regime politico, la maggior parte degli interrogati, 56%, ha fiducia nel regime parlamentare e ritiene che una maggioranza parlamentare controllata rappresenti la migliore garanzia per il buon funzionamento delle istituzioni. Il 14% ha invece fiducia nel capo energico, carismatico, come si dice. Il 10% ha fiducia nel potere del proletariato. Il 3% in quello dei tecnici, cioè la tecnocrazia. Il giudizio favorevole al regime parlamentare va comunque correlato con le risposte alle domande che riguardano il funzionamento concreto dei vari istituti. Ne abbiamo già riferite alcune, vediamone ora delle altre. Il 43% dà un giudizio negativo sul funzionamento del Parlamento. Il 38% ritiene che assolva pienamente o comunque abbastanza bene ai compiti che la Costituzione gli ha affidato. Il 18% non risponde. Ancora un dato. La proposta di abbassare ai 18 anni il limite di età per il voto trova favorevoli il 54% degli interrogati. Forse si potrebbe aggiungere soltanto il 54%, poiché si tratta di giovani, cioè di persone direttamente interessate alla riforma. Il 27% è sfavorevole
ad portare a 18 anni l'età del voto, il 19% non risponde. Le domande del questionario erano molte e abbiamo potuto riferirne soltanto una parte. Il nostro lavoro, come già ci è capitato di avvertire nelle precedenti trasmissioni, è stato necessariamente semplificatorio. Abbiamo così concluso la nostra sesta e ultima puntata della Inchiesta Giovani, condotta sulla base di una indagine campionaria affidata ad un apposito istituto specializzato, per poter farsi per l'appunto un'idea su che cosa pensa, che cosa vuole questa generazione degli anni 70. Ringraziamo i giovani e i professori, gli esperti che hanno partecipato ai nostri dibattiti e ringraziamo naturalmente i telespettatori che ci hanno seguito.